imponente, una linea molto pulita, senza fronzoli, con curve morbide, in un'era dove gli sfigoli vanno per la maggiore. Lei, la Bentayga, si differenzia e trasmette davvero classe, con la C maiuscola. Un frontale sportiveggiante ma non estremo, un retro che può non piacere al primo sguardo ma semplice e molto originale, diverso da tutti. Cura dei dettagli. Dettagli che non si vedono a prima occhiata ma quando ci si sofferma sul particolare si rimane meravigliati, come la lavorazione interna dei fari, dei diamanti. La versione in prova aveva un allestimento molto sobrio, senza cromature, e al loro posto finiture in nero, che non ostentano lusso. Cerchi da 22 pollici, che sono fondamentali per dare la proporzione alla vettura, in quanto con un cerchio più piccolo avrebbe trasmesso un dimensionamento della macchina ancora più mastodontica. Amici di Scimotori, eccomi qui con una delle mie super prove. Ecco, non sono al mare, ma sono in un mare verde, diciamo. C'è molto vento e ci sono le onde. Vi faccio vedere un attimino che spettacolo. Con questa bellissima, lussuosissima e immensa Bentley, la Bentayga nella versione hybrid. Ma prima di entrare nel dettaglio e spiegarvi tutto quello che riguarda anche l'elettrificazione a casa Bentley, vi dico subito che qui sotto abbiamo un motore V6 3449 cavalli e 700 Nm di coppia. Ma la mia prova sarà a 360 gradi, perché non ho macinato qualche chilometro per vedere solo il comfort, come va. Mi sono impegnata tra le stradine del lago di Como, di Lecco, per arrivare sino a Bellagio. Vi assicuro che quelle stradine sono veramente molto strette, ma anche con una vettura così un pochino più impegnativa, un pochino più grossetta, ci si arriva tranquillamente. E poi da lì Svizzera, Austria e Germania, passando per il San Bernardino, di notte senza nessuno, e quindi vi svelerò un attimo quali sono i suoi consumi, la ricarica, e ovviamente si parlerò anche di comfort dopo tutti questi chilometri. Chicca finale, un parere, un impression da parte di un pilota che con le motorizzazioni elettrificate non ha tanto che fare, perché conosce tutte le altre, ma sarà sorprendente il suo parere. Ma adesso mi rimetto al volante. Agli interni. Se l'esterno non mette tutti d'accordo, in particolare sul posteriore, una volta che si apre la porta e si entra nell'abitacolo, qui non ci sono pareri discordi, si rimane tutti a bocca aperta. E il commento unanime: bella, davvero bella. Sobrietà, unità lusso, certo è una Bentley, ma non è scontato che macchine di un certo livello economico siano tutte curate in questo modo e rifinite così, come questa. Spazio, comfort e lusso, ogni comando al posto giusto, tutto portata di mano, concretezza.
e i sedili, inutile dire che sono come delle poltrone Frau. Dire comodi è riduttivo. Regolazioni elettriche di ogni centimetro della superficie, massaggi di più tipologie, riscaldati e raffreddati. Impianto stereo da sala concerti, insonorizzazione dell'abitacolo oltre ogni aspettativa. Addirittura quando si apre il tettuccio sembra ci sia uno schermo a rumore. Potrei parlare per ore degli interni, delle tende parasole posteriori gestibili anche dai comandi del guidatore, del pannello touch dei sedili posteriori con mille funzioni, intrattenimento e regolazioni sedili, però meglio iniziare a parlarvi di come va, anche perché di queste cose da dire ce ne sono parecchie. E a bordo non solo mi ha colpito il comfort di questa vettura, tutti i dettagli, la raffinatezza, ma soprattutto la tecnologia, perché il navigatore è qualcosa di spettacolare. Io adesso vi faccio vedere qualche immagine anche notturna per rilevare anche la presenza di animali sulla strada, e mi è successo, non l'ho fatto in tempo, però c'era un bambino in mezzo alla strada. È stato qualcosa di veramente spettacolare, sia una tecnologia che ritroviamo anche su altre vetture. Comunque il navigatore è davvero spettacolare. Il test effettuato si può definire un test a 360 gradi o poco meno. È mancata solo la guida sulla neve, perché per il resto ho fatto tutto. Guida cittadina quotidiana, tangenziale nell'Interland milanese, paese della Brianza, città in orari di più o meno traffico. Nonostante le dimensioni, la maneggevolezza e la visuale ampia mi ha permesso di destreggiarmi bene, non posso dire quanto una city car, ma meglio di altre vetture di pari dimensioni. Le sconnessioni delle strade cittadine non si sono mai fatti sentire, sembrava di andare su asfalti nuovi, non un sobbalzo, le sospensioni sono davvero ottime. Lo sterzo ha un ottimo raggio, minimo di curvatura, la posizione alta e l'enorme vetratura mi hanno dato un ottimo visuale. Nel parcheggio i sensori e le telecamere 360 gradi sono di ottima qualità e definizione. Ho potuto parcheggiare la vettura in un piccolo box singolo senza nessuna difficoltà, nonostante la lunghezza ridotta che non mi permetteva di chiuderlo. Anche gite fuori porta tra le viuzze del lungolago di Como, dove le dimensioni delle strade, è risaputo, non sono tra le più larghe d'Italia, ma l'ottima visuale degli ingombri della parte anteriori mi ha permesso di percorrere in serenità e in semplicità senza troppe preoccupazioni, incluso le strette vie del centro di Bellagio, dove la vettura ha anche attirato le attenzioni di parecchi turisti curiosi di ammirare una Bentley muoversi con disinvoltura tra le strette vie del paese. Dopo questa gita fuori porta mi si è presentata l'occasione di poter fare un test viaggio, e sì, con la V maiuscola, perché è stato un concentrato di viaggio in 24 ore da 1410 km. Viaggio che ha incluso alcuni imprevisti sulla strada, quindi è cominciato con il percorrere tutta la statale del San Bernardino, incluso il passo, il tutto dopo le ore 22 e dopo un temporale, quindi strada stretta, tortuosa, bagnata e buia. È stata davvero una passeggiata. La vettura ha una serie di sensori che aiutano tantissimo il conducente in svariate occasioni. Una di queste è la telecamera di infrarossi, che trasforma il cruscotto della macchina in uno schermo a visione notturna. Incredibile! La potenza dei fari illuminava la strada a giorno, la coppia del motore mi permetteva di destreggiarmi tra i tornanti senza nessuna incertezza.
Le sospensioni modalità Bentley sono un po' morbide e la vettura perde molto di precisione, soprattutto dondola sugli avvallamenti modello autobus. Spostando il manettino in sport cambia tutto, aumenta enormemente la precisione di guida e gli avvallamenti diventano più secchi. Il motore inizia a spingere molto, è più nervoso e questo, se uno ha la necessità di correre, è un fattore negativo per il comfort dei passeggeri. Bentley ha risolto il problema inserendo un'ulteriore modalità di guida, custom, che uno si può personalizzare. E così ho inserito la risposta del motore in cambio comfort, ma sospensione sterzo in sport, perfetto! Aggiungo inoltre che la Bentayga Hybrid rappresenta un passo in avanti fondamentale per Bentley verso la strada dell'elettrificazione e della sostenibilità, che la porterà a diventare carbon neutral entro il 2039. La tecnologia ibrida non costringe tuttavia a rinunciare né alle prestazioni, né al comfort e all'esperienza tipiche di Bentley. Quando ho messo le ruote in Germania, ho avuto la curiosità di capire se questa Bentley ha davvero le prestazioni da Bentley, nonostante la motorizzazione hybrid. Che dire, va forte! Nel primo tratto autostradale senza limiti, in guida comfort, autostrada deserta, la macchina ha raggiunto una velocità di 826 km/h, dandomi la sensazione di essere limitata a quella e la morbidezza delle sospensioni. Quindi la poca precisione di guida sul veloce mi giustificava questo limite. Il giorno successivo, su tratti senza limiti ma più tortuosi, ho testato la configurazione Sport per una guida più precisa alle alte velocità e mi sono accorta che l'ipotetico autolimitazione a 226 km/h non c'è, perché ho passato con disinvoltura i 240 km/h. Ho avuto la curiosità di capire se la vettura fosse autolimitata, ma non mi sono sentita di esagerare con l'acceleratore, visto la mole della macchina e la prestigiosità. D'altronde, chi compra la Bentayga non è di sicuro per sfrecciare al limitatore sulle strade tedesche. Fare 500 km e farne 50 non cambia nulla, all'arrivo non si è stanchi. Ma arriviamo a quella che avrebbe dovuto essere una nota dolente, i consumi, che di sicuro non è un argomento che influisce chi sta acquistando una Bentley, in quanto è consapevole che con un V12, un V8, non sono tra i motori più attenti al risparmio, ma questo V6 Hybrid mi ha davvero sorpreso. Le prestazioni sono da Bentley, il comfort è da Bentley, ma i consumi sono da Hybrid, di livello medio, incredula quando ho tirato le somme dopo 2000 km. La macchina ha il cosiddetto cavo, che io non ho mai avuto occasione di utilizzare perché le mie soste sono state troppo brevi per eventuali ricariche e stazionamenti notturni in posti senza colonnine. Ecco, questo argomento meriterebbe grandi discussioni, ma non è questo il luogo per farle. Ma è assurdo che in una Bellaggio non ci sono colonnine per la ricarica, con tutto il turismo estero e soprattutto delle popolazioni nordiche, che sono quelle che hanno una percentuale più alta di macchine elettriche. In Germania è risaputo, loro sono amanti dei grossi motori termici e quindi ho sempre trovato difficoltà a ricaricare con tutti i test che ho fatto. Quindi niente utilizzo del cavo, solo autoricarica delle batterie durante l'utilizzo e quindi gestione automatica della ricarica e dell'utilizzo parte elettrica. Tanto la vettura spegneva il motore e andava in elettrico, tutto in autonomia e soprattutto senza rendersi conto di niente. L'insonorizzazione dell'abitacolo e anche del vano motore non faceva percepire accensioni e spegnimenti, anche perché non c'erano vibrazioni di nessun genere del gruppo termico. Mi direte, dov'è lo stupore di questo hybrid, che non funziona diversamente da altri? Lo stupore è che si è seduti sopra una vettura di oltre 2 tonnellate con 450 cavalli e ho fatto oltre 2000 km con medie vicino ai 12 km litro, senza mai ricaricare la parte elettrica, immaginando centinaia di chilometri in Germania con media vicino ai 200 km orari.
Posso dire di aver moderato l'acceleratore sempre senza esagerare, con le sparate ai semafori o gli 0-100 ai caselli autostradali, quindi una guida morbida, confortevole, tipica di chi acquista questo genere di Bentley, e il risultato è stato davvero ottimo. Questa Bentley, dire che è stupenda, fantastica, è dir poco. Effettivamente è un SUV, non SUV, è un SUV da veri signori, non ricchi, veri signori. Dove ci porti? Io mi auguro, spero, se forse ancora un po' di poca autorità, di riuscire a convincere i dirigenti, nonché il direttore dell'autodromo di Monza, di poter entrare e fare un giro turistico con te al fianco, che così filmi l'avvenuto di questo magnifico SUV sulla pista dell'autodromo di Monza. Scusa, ma non va avanti sta macchina? È accesa, Arturo. È accesa? Caspiterina, sono rimasto indietro. Alla mia epoca non solo i motori facevano rumore, ma già il motorino d'avviamento, il démarreur, come si dice in francese, faccio un casino bestiale. Devo mettere la marcia però. Metti in drive? In drive, okay. Ecco, andiamo. Bene. Caspita, che bella macchina. Comoda, eh? Molto bella. Abbiamo avuto l'opportunità e la fortuna di poter entrare in pista con una macchina estremamente di serie, non corsaiola, anche se magari le prestazioni possono sembrare pistaiole, però bisogna andare piano, solo per il gusto e il piacere di fare un giro di pista sulla famosa pista, diciamo il tempio della velocità, che è la pista di Monza, con una vettura prettamente di serie, non solo di serie, elegantissima, con delle prestazioni pressoché corsaiole, e questo è già una cosa super super eccezionale. Quindi adesso abbiamo affrontato la prima variante, Ugican, che mi si voglia, dopo il rettilineo d'arrivo, per cui adesso potremmo dare tutta la potenza che abbiamo a disposizione, ma non è il caso, perché quella macchina è veramente una cosa fantastica. Guarda, adesso stiamo affrontando il famoso curvone, da non confondersi con la parabolica che faremo più avanti, dove qui si raggiunge già delle velocità, oserei dire, non eccezionali, quasi supersoniche nel senso generico, perché qui è dove raggiungono la massima velocità, sia qui che la frenata della parabolica. Ora stiamo affrontando la chicane della, si chiama della Roggia, prima di Lesmo, mentre alla mia epoca qui si andava diritti fino alla prima curva di Lesmo, che poi affronteremo seguendo poi il percorso con la seconda curva di Lesmo, dove c'è tutte le tribune per gli spettatori per il Gran Premio d'Italia, che si svolgerà come d'abitudine nel mese di settembre. Ecco, ora stiamo affrontando la prima curva di Lesmo. Guarda che macchina eccezionale, non fa nessun problema, e andiamo piano, ma stiamo andando sempre veloci, perché siamo a oltre 100 km orari. E come siamo silenziosi, Arturo! Beh, queste sono le nuove tecnologie moderne, che si può o non si può condividere, ma il mondo va avanti così, con le nuove tecnologie. Adesso è il momento dell'elettrico, come a suo tempo è stato il momento dell'evoluzione tecnologica per le comunicazioni, che dal tantam si è arrivati poi, dopo l'invenzione del nostro Meucci del telefono, anche i telefoni cellulari, che puoi farne uso di tutto, di più, manca di fare la pizza, visto che è un argomento mondiale la pizza italiana, e così avanti. Adesso stiamo affrontando la frenata e la variante Ascari. Perché si chiama Ascari? Perché purtroppo qui tanti tanti anni fa,
il nostro campionissimo Alberto Ascari ebbe un incidente e vi morì, per cui venne chiamata curva Ascari, che all'epoca era un curvone ad altissima velocità che per l'epoca, con le prestazioni che avevano le macchine di allora, con le gomme, la frenata eccetera eccetera, diveniva, si può dire, quasi un tornante, mentre oggigiorno con le macchine moderne si fa ad altissima velocità, anzi la si può percorrere a paiati, che la macchina rimane sempre ben stabile, pronta per qualsiasi correzione. Hai mai viaggiato così comodo qua in autodromo Monza? No, anzi mi stupisco, perché effettivamente tra l'assenza di rumore, la comodità della seduta e tutto, voglio dire, però non dimentichiamoci, è una macchina estremamente lussuosa, con delle prestazioni sportive, dove chi la può utilizzare, chi la può acquistare, è veramente una cosa eccezionale. Ecco, adesso abbiamo affrontato la curva della parabolica, che contrariamente a tutti che credono che sia la vecchia curva del Porfido, non è vero, questa è la curva parabolica, la curva del Porfido, dove c'erano i San Pietrini come pavimentazione, da tutt'altra parte, che però sono 50 anni che non si usa più. Ora stiamo rientrando in box e andremo a ringraziare la direzione che ci ha dato questa opportunità. Quante gare hai fatto a Monza, Arturo? Non ricordo, ma sicuramente in 60 anni esatti, perché io feci il debutto proprio qua all'autodromo di Monza nel 1962 con la Giulietta Spider Veloce. Userei dire che almeno 200 gare l'ho fatte in 60 anni in Monza. Arturo, prima di arrivare box, che effetto ti fa passare qui sotto al podio? Al podio? Beh, io di solito non passavo sotto, mi fermavo sopra, vedi? Lo dico con un pizzico di orgoglio. Parecchie volte mi sono fermato sopra, dopo averlo tagliato, il traguardo. Oggi passiamo con una macchina elegante, anzi, qui c'è una Ferrari? Castle Racing. Castle Racing, per cui è una Ferrari ferma ai box GT, che stanno facendo delle prove loro e mi vedono passare non con la Ferrari come d'abitudine, ma con una regine delle automobili, che è la Bentley. Ma questa Bentley è più alta di te? Sì, certo. Vedi, Henry Ford inventò la GT40. Sai perché si chiamava GT40? Perché il 40 sta per 40 inch, che è meno di un metro, 98,6 centimetri italiani, che era la macchina assoluto più bassa del mondo. Poi sono arrivata a chiedermi, sì, ma questa Bentley, questa Bentayga così, elettrificata, hybrid, questa Bentayga, quanto costa? Quanto costerebbe? Beh, il listino, basta andarlo a vedere, è parte da un prezzo base di 166.000 euro e qualcosa in più, ecco. Poi aggiungendo un po' di optional, sì, si arriva quasi ai 180-190. Beh, mi vengono in mente un po' di altri marchi, ma non hanno tutto questo. Prova bagagliaio, cabina, armadio. Pensavo di averlo riempito bene, invece ho ancora tanto spazio. Spero di essere stata esauriente e di avervi portato un po' di informazioni su questa Bentayga Hybrid. E mi raccomando, per qualsiasi commento, curiosità, cosa dovete fare? O mandare un'email a info@motori@gmail.com, oppure commentare al video qui sotto. E mi raccomando, se non l'avete ancora già fatto, iscrivetevi al canale di Scimotori e per favore fatemi tanti tanti like. Cari amiche, amici di Scimotori, il mio video finisce qui, mi concedo un pisolino e ci vediamo alla prossima. Nel mentre mi rilasso un po' qui su questa Bentayga. Oh, che relax. Un bacio, ciao.
riassumere le sensazioni di guida, è stata una bellissima sorpresa. Mi sento davvero di dirlo, mai provata una vettura di un livello di comfort, prestazione e leggerezza di guida come questa. Spaziosa, maneggevole e guidabilissima su tutti i percorsi. Sono sempre oltre 5 metri di macchina, che non può ingannare il metro, ma la guida sei ben sotto i 5 metri. La gente si gira a guardarti perché non se ne vedono molte in giro, ma chi può permettersela dovrebbe davvero provarla prima di comprare altro.